Terre di Toscana, gli Etruschi di Tolle. Più di 1000 le sepolture che si dispongono su due versanti, circondate da uno stupendo panorama che è rimasto così, come era 2700 anni fa. Le sepolture più antiche sono a Ziro, che tranne alcuni oggetti deposti all'interno, contenevano il cinerario, in genere un canopo, un vaso con caratteristiche umane che nella tomba restituiva l'integrità fisica del corpo distrutto dal rogo funebre. Le necropoli etrusche si trovano sempre nei pressi del centro abitato, spesso dirimpetto, su un'altura poco distante. È dalle caratteristiche e dai contenuti delle loro tombe che possiamo desumere la grandezza della città a cui apparteneva, l'estrazione sociale dei suoi abitanti, le loro abitudini ed usi quotidiani. Ma della città di Tolle non v'è traccia. Chi erano gli abitanti di Tolle? E perché la città sembra scomparsa nel nulla? Tolle è un posto magico. Abbiamo condotto una serie di ricerche per 16 anni, ritrovando una necropoli etrusca particolarmente ricca, che ha fornito una quantità di materiale conservato presso il Museo Archeologico di Chianciano. La necropoli è ubicata presso un valico, il valico della Foce, che è stato utilizzato sin dalle epoche più antiche. Il valico metteva in comunicazione l'entroterra di quella che sarà l'Etruria con le ricche città della costa. Da questa sua ubicazione deriva la ricchezza e l'importanza di Tolle. Purtroppo non conosciamo l'abitato, o meglio, ne sono stati individuati dei resti che attendono però di essere ancora indagati. Ma in realtà ancora oggi resta complesso stabilire dove fosse la città di Tolle. L'area cimiteriale costituisce comunque un'incredibile fonte di informazioni che ci consentiranno di incontrare simbolicamente questi antichi signori etruschi, così ancora presenti in questa terra antica. Iniziata l'indagine archeologica, vengono alla luce vasi di corredo, armi e oggetti di abbigliamento delle genti di questa antica città. E insieme al vasellame, a volte anche i resti di pasto del banchetto funebre oppure sottilissimi frammenti di guscio d'uovo, ultima offerta per una rinascita nell'aldilà. Ma se la maggior parte dei reperti è comune, per tipologia, a quella di molte altre necropoli etrusche, solo nel territorio di Tolle abbonda il ritrovamento dei contenitori delle ceneri dei defunti, riposte in vasi dalla testa di forma umana detti canopi. Gli esemplari più antichi hanno le caratteristiche del volto accennate assai sommariamente, oppure il viso è conformato a maschera rilevata rispetto alla testa, con occhi lievemente incavati, naso poco pronunciato e le labbra lievemente dischiuse che alludono alle gioie e paure di un tempo lontano. Nel
Nella necropoli alcune delle tombe erano segnalate con cumuli di pietre, mentre altre dovevano recare eretto sopra la copertura un cippo segnacolo costituito da una lastra di pietra. Le ampie manomissioni dovute ai lavori agricoli non permettono purtroppo altre considerazioni. In genere, il corredo vascolare è disposto nel vestibolo ricavato sopra la lastra di copertura della tomba, talvolta rivestito con scaglie di pietra. All'interno di uno ziro sono gli oggetti personali del defunto e quelli pertinenti all'abbigliamento che vestiva il canopo. In alcuni casi, gli ultimi gesti rituali in onore del morto, che con la chiusura della tomba segnavano la definitiva separazione dai superstiti, erano contrassegnati dall'offerta di libagioni e dalla distruzione di oggetti legati proprio al defunto. La necropoli evidenzia una frequentazione già nell'età del ferro, ma come abbiamo detto, la stessa area fu sede di un importante abitato dell'età del bronzo e anche per quei materiali gli studiosi hanno ipotizzato la presenza di opifici di fonditori nella località. Se è così, si tratta di una lunga tradizione che arriva a tutta l'età etrusca, sia orientalizzante che arcaica. Le tombe dell'età del ferro sono caratterizzate da piccoli ziri. Lo ziro è un dolio che veniva sepolto e veniva poi chiuso con una lastra di pietra. All'interno era collocato l'ossuario. A partire dal 680 a.C. fa il suo ingresso preponderante nella necropoli il canopo. Non è sicuro se per particolari personaggi venissero immolate insieme alle offerte animali anche delle vittime umane. Nel vestibolo di una tomba, sopra la copertura dello ziro, in genere destinato ad accogliere il corredo fittile, viene ritrovato uno scheletro in posizione rannicchiata, con la testa recuperata all'altezza dei piedi e privo di ogni oggetto di corredo. Forse antiche pratiche di sacrifici cruenti? Il canopo è un vaso con caratteristiche umane. In alcuni casi deposto sopra un sedile che conferisce all'oggetto un valore altamente dignitario. Si tratta di sepolture ricche che evidenziano questo ceto emergente nella società del VII secolo e inizi VI secolo a.C. Le tombe all'inizio sono a ziro e derivano da quelle della ultima età del ferro, ma poi si fanno di maggiori dimensioni e i corredi sempre più numerosi, sia di vasellame che di oggetti metallici. Ma il vero protagonista è il canopo, con queste sue fattezze umane che intendono ricostruire il corpo andato distrutto nel rogo funebre. Quando è stato possibile scavare in laboratorio perché l'oggetto era perfettamente conservato, si è potuto verificare che le ossa del morto erano state deposte con molta cura, rispettando quelle che erano le partizioni anatomiche. Nella parte inferiore, quello che rimaneva dei piedi e delle gambe, a seguire il bacino e su fino alla testa.
Purtroppo si tratta di casi rari, perché nella maggior parte gli oggetti erano rotti, frammentati dalla terra che era penetrata all'interno delle tombe. È interessante poi che già in un'età molto antica, attorno alla metà del VII secolo, alcune di queste sepolture accolgono due individui. Quindi è una società che si sta evolvendo dal singolo, dal pater familias, alla famiglia vera e propria. Nel caso delle tombe femminili, il corpo era stretto all'altezza della vita da alte cinture di cuoio o altro materiale deperibile, chiuse con affibbiagli di ferro o di bronzo. Talvolta lo stato di questi oggetti evidenzia che si trattava degli stessi utilizzati in vita per un lungo periodo. L'antropomorfizzazione prevedeva inoltre l'apposizione al collo di pendenti in pietra oppure di collane in ambra e vetro. Gli orecchini, in alcuni casi ancora conservati ai lobi, sono in bronzo o in argento. Sopra alla testa poteva essere collocata una specie di parrucca, fissata attraverso i fori esistenti sulla calotta, mentre, in altri casi, la capigliatura era resa a rilievo plastico oppure attraverso il colore. All'interno dei canopi, mescolati alle ossa combuste, è stato possibile recuperare resti contorti per l'esposizione al fuoco di oggetti che il defunto probabilmente indossava al momento del rogo funebre. Ci sono canopi maschili, ci sono canopi femminili. Quello che è interessante è che talvolta anche i canopi femminili sono deposti sopra sedili. La circostanza è di notevole interesse, perché alla fine del VII secolo questi ossuari venivano collocati tra i maggiorenti della società del tempo. Evidentemente il lignaggio familiare derivava non tanto dal ramo maschile, forse perduto in una battaglia o in guerra, ma dal ramo femminile. E quindi queste ricche signore di Tolle ostentano la loro ricchezza e vengono deposte nelle tombe completamente vestite, coperte da mantelli in lino, in lana. Talvolta questi tessuti venivano fermati in vita con grandi affibbiagli di bronzo, gli stessi che queste ricche matrone avevano utilizzate nella loro vita terrena. Questo è testimoniato dalla consunzione degli oggetti e quindi testimonia quanto sia importante uno scavo ben fatto e quante informazioni derivano da questi oggetti che altrimenti sarebbero totalmente utili. Ma i canopi di Tolle offrono anche altre indicazioni, perché è possibile seguire tutta l'evoluzione di questa plastica canopica così particolare, così semplice ma così complessa, perché nell'Etruria interna si sviluppano queste cinerari con caratteristiche umane dopo alcuni indizi nell'Etruria meridionale. Evidentemente il radicamento di credenze protostoriche era qui fortissimo. È
un'arte di frutto di un artigianato della campagna. Il canopo quindi assume questa valenza importante di convitato di pietra e nell'ambito dell'ultimo banchetto, giocando un po' con la fantasia, potremmo pensare i banchettanti seduti attorno alla mensa che mangiano, bevono in onore del morto, rappresentato nel canopo, seduto insieme a loro, testimonianza muta di un'esistenza ormai finita. Non a caso, sopra le coperture delle tombe, sono stati rinvenuti oggetti rotti, lanciati verso la copertura stessa di pietra, e si tratta in genere di vasi da bere, quindi l'ultimo saluto al morto, l'ultimo brindisi in onore del defunto. Il sedile compare anche in una tomba, posta entro un circolo di pietre, l'unica che ha restituito una maschera fittile. Il corredo comprende 4 lance, collocate a coppia sopra e sotto lo ziro, gli spiedi e un coltello. La presenza di un armamento così rilevante sembra voler far risaltare il prestigio del personaggio che all'attività bellica sembra accomunare lo svolgimento di una funzione cultuale. Gli spiedi e l'ascia, infatti, sono da riferire alla sfera sacrificale alimentare, mentre la spada ricurva, la copis, permette di riconoscere l'individuo come membro di rango della cavalleria di Tolle. Di lui non sapremo mai il nome o il perché fosse sepolto in disparte al centro di un circolo di pietre, se fosse stato amato o temuto dalla sua gente. La dimensione fortemente simbolica propria di questa associazione di oggetti rinvenuti tende comunque e senza dubbio ad evidenziare il ruolo emergente del defunto nell'ambito della comunità, del quale si vuole perpetuare il prestigio nella nuova condizione ultraterrena. I canopi sono quindi una forma di rappresentazione del defunto o comunque ci regalano la possibilità di immaginare queste genti antiche della città di Tolle. Fatti a volte in modo semplice, come questo realizzato con un vaso capovolto, su cui l'artigiano etrusco, quando l'argilla era ancora malleabile, ha modellato il naso e gli occhi con il semplice movimento delle dita indice e medio della mano destra. Si vede dal fatto che l'occhio sinistro è più in alto del destro. O come quest'altro, dove particolare è la posizione delle mani del defunto con i pollici evidenziati a significare la funzione apotropaica sullo stomaco del defunto. Questo canopo, invece, è su un trono, con tracce residue sul volto di vernice argentea e orecchini di bronzo. Bellissimi e particolari gli oggetti di corredo richiamanti l'oltretomba con i grifi, 2 anfore e il bel fibbione bronzeo con animali fantastici.
I canopi sono di tipi differenti, hanno questa caratterizzazione. Nella fase più antica si tratta di semplici ciotole a cui è stato applicato un elemento antropomorfo, in particolare il naso. Poi man mano c'è un'evoluzione sia nelle teste, dove questa si carpisce in maniera netta, ma anche nel vaso ossuario. Il vaso ossuario viene caratterizzato con indicazioni antropomorfe, che può essere il seno oppure la colonna vertebrale, o in alcuni casi addirittura la scapola nella parte posteriore. La testa è invece un fossile guida. Nel momento più antico si tratta di una semplice calotta cranica con vaghissime indicazioni. Man mano poi vengono inseriti gli occhi in altro materiale oppure segnati sul volto, le labbra, il naso, l'orecchio. Quindi man mano la testa diventa sempre più complessa, fino ad arrivare alle produzioni più tarde, della fine del VII secolo, inizio VI secolo, quando le teste sono realizzate con degli stampi. È interessante che lo stesso stampo veniva utilizzato sia per teste maschili che per quelle femminili. Un caso fra tutte, in una tomba è stata recuperata una testa che per le fattezze e per il corredo è sicuramente femminile, ma all'artigiano che l'ha creata è rimasta un'evidenza ancora maschile, cioè il pomo di Adamo. L'eccezionale vaso in terracotta ritrovato nella tomba 704 di Tolle conteneva al suo interno le ceneri del defunto ed è un'interessante rappresentazione del viaggio verso l'aldilà. Nella parte inferiore del vaso si trova il defunto che ha preso sembianze animalesche per affrontare il periglioso viaggio in un ambiente selvaggio, popolato di mostri e fiere. Egli cerca di raggiungere l'isola dei Beati, spazio sovrannaturale e sacralizzato, collocata immaginariamente sulla sommità del coperchio dove è già arrivato un grande uccello acquatico. L'uccello ha tracciato il percorso essendo l'unico essere vivente che può affrontare senza problemi i tre elementi: l'acqua, la terra e l'aria. Attorno alla sommità del coperchio sono rappresentati altri animali fantastici e gli antenati seduti che attendono il defunto. Il monumentale vaso per la sua foggia ricorda quelli utilizzati per trasportare l'acqua, ulteriore richiamo all'isola dei Beati. Il defunto committente di questo straordinario recipiente era di sesso maschile, come evidenzia la punta di lancia in ferro trovata nella tomba insieme a vasellame di particolare singolarità, che sembra evidenziare l'alto rango del morto, sepolto a Tolle verso la fine del VII secolo a.C. Ecco, i canopi di Tolle raccontano tutto questo, questa ristretta elite di questo piccolo gruppo di persone, oltre un centinaio, che si scagliona per quasi un secolo, ci rivelano il volto di questi personaggi. Non si tratta del ritratto come lo intendiamo noi oggi, bensì di una idealizzazione
del volto del defunto, però talvolta si è cercato di carpire o di evidenziare certe caratteristiche. Una di queste teste è calva, un'altra ha altre caratteristiche ancora. Talvolta poi si arricchiscono questi volti con maschere di piombo, in un caso sicuramente con una sottilissima lamina d'oro, con gli occhi in osso e le pupille in ambra, che guardano lontano. Evidentemente questo straordinario paesaggio di Tolle, che tuttora ci lascia senza fiato, aveva colpito anche questi personaggi di 2500 anni or sono. Il canopo è quindi una testimonianza importante della cultura etrusca e soprattutto in questa zona, in questa necropoli di Tolle, ha una valenza del tutto speciale. Lo scavo poi è finito, l'abbiamo non ultimato, perché lì probabilmente ancora ci sono altre testimonianze, altri canopi probabilmente aspettano di essere dissotterrati, ma certo è che forse è stato il caso per un momento di lasciare questi personaggi al loro sonno eterno, a un brindisi eterno nelle coppe di Bucchero, e che la zona ritornasse in mano agli elfi e agli spiriti del bosco. Ma in questo viaggio, che ci lascia la mente ad immaginare un mondo perduto e ancora tutto da scoprire, l'ultimo saluto va a questa giovane donna, aristocratica probabilmente, dell'età di circa 30 anni, che aveva partorito più volte. Era giunta in sposa a Tolle nel VII secolo, 2700 anni fa. Veniva dal mare, da Tarquinia, Vulci o Cerveteri forse, e fu sepolta secondo le sue usanze, sepolta per inumazione. Con lei i suoi oggetti di tutti i giorni, i rocchetti da telaio, gli oggetti del banchetto della sua terra d'origine, i gioielli e la fibbia della cintura del suo vestito. Neanche di lei sapremo mai il nome, né conosceremo il suo volto, ma da noi la perenne cura del suo ricordo è un pensiero che vola a lei, gentile signora delle genti di Tolle.